Le prime notizie di giovedì 3 agosto. Ha tentato di estorcere 50.000 euro a un avvocato, minacciandolo con una pistola e presentandosi fuori dal suo studio con una tanica di benzina. Marco Della Rocca, 44enne di Gallipoli, è stato arrestato e rinchiuso in carcere dalla polizia. L'uomo avrebbe perseguitato il legale, minacciando di morte lui e la sua famiglia se non avesse ottenuto almeno 50.000 euro di risarcimento per un incidente in cui la compagna di Della Rocca era rimasta coinvolta. Una coppia di anziani di Minervino, paesino alle Porte di Maglie, l'uomo 88 anni e la moglie 78, sarebbero stati truffati dal fratello di lui e dalla cognata che, fingendosi interessati ad assisterli, hanno svuotato il loro conto corrente alle Poste, passato da 90.000 euro a 52 centesimi in pochi mesi. I due sono indagati dalla Procura di Lecce. Per il caldo era andato a dormire su una sedia a sdraio sul balcone, ma al mattino la moglie lo ha trovato senza vita. È stato colpito probabilmente da un infarto fulminante Matteo Tibaldi, operaio 44enne di Marmirolo, provincia di Mantova. Il dramma è avvenuto a Pescoluse, Marina di Salve, dove l'uomo era in vacanza con la famiglia. Scaricavano nelle campagne il percolato accumulato nei mezzi dell'azienda della raccolta dei rifiuti. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Porto Cesareo. Lo sversamento illecito è stato scoperto grazie alle immagini riprese da un drone dell'area marina protetta. Il percolato è un liquido altamente inquinante che si forma dall'azione dell'acqua sui rifiuti. Il mezzo utilizzato è stato posto sotto sequestro. Spacciava droga con la complicità della madre. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Taranto dai carabinieri nel corso di un controllo nella sua abitazione. I militari hanno sequestrato 365 grammi di sostanza tra hashish e marijuana. L'adolescente ha tentato una fuga dal balcone, ma è stato bloccato e posto ai domiciliari. La madre è stata denunciata. E sempre a Taranto, la polizia ha arrestato un pregiudicato di 37 anni, trovato in possesso di 1 chilo di hashish. Sono stati i falchi della squadra mobile a fare irruzione nella sua abitazione, cogliendo di sorpresa. La droga era suddivisa in 10 panetti, sequestrati anche 45 grammi di cocaina. Un ventenne di nazionalità somala è stato arrestato dalla polizia all'interno della stazione ferroviaria di Ostuni. A dorso nudo e in forte stato di agitazione, aveva sfasciato con un pugno una bacheca di vetro e con una scheggia aveva poi minacciato gli agenti. Trasportato all'ospedale Perrino, ha tentato di aggredire anche i medici. È stato rinchiuso in carcere. A Bari si pagherà la tassa di soggiorno. Il comune accoglie così la proposta di Confindustria. Le tariffe saranno di 1,50 euro per i turisti ospiti di strutture 2 stelle, 2 euro per 3 stelle, B&B e case vacanze, 3 euro per i 4 stelle e 4 euro per gli ospiti dell'unico 5 stelle della città. Gli albergatori hanno annunciato ricorso contro la delibera. Meteo, l'estate si prende una vacanza e in Puglia arriva un assaggio d'autunno. Da oggi nella nostra regione trasloca il ciclone Circe, con crollo delle temperature. Durante il primo weekend d'agosto ci saranno valori termici decisamente sotto media. La perturbazione arriva dalla Scozia e inizierà a toccare la Puglia durante il fine settimana. Il termometro scenderà di almeno 10 gradi da sabato, ma potrebbero esserci acquazzoni a partire già da domani. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.